Io sono Gina Raponi, sono una messa infioratrice da tanti anni. Ho iniziato da giovane facendo l'infiorata dei ragazzi con la scuola, dopodiché ho costituito una mia squadra e ho continuato da sola a fare questa bellissima, diciamo così, opera d'arte, a contribuire a realizzare questa bellissima opera d'arte che è l'infiorata di Genzano. Quest'anno mi cimento con un tappeto, perché io sono esperta di tappeti, sono una ta cosiddetta tappetara e mi sono ispirata al titolo che ci ha dato l'amministrazione comunale, che è La Via della Bellezza. Io ho interpretato questo titolo, questo tema, come, in senso integrale, come proprio la strada della bellezza. Perché mi sono ricordata che anni fa ho letto un brano dello scrittore Andersen che parlava della sua visita proprio all'infiorata di Genzano e descriveva la storica Via Livia come appunto una strada tappezzata di fiori, prevalentemente celesti, e che saliva lenta, lenta lungo la salita. C'erano poi tante foglie verdi, grandi, enormi, su cui poggiavano delle rose rosse e poi tanti altri fiori di vari colori. Ecco, per me questo era il tema dell'infiorata e l'ho intitolato La Via della Bellezza. L'infiorata per me, anche se è volontariato, è però un'opera di grande impegno. Si parte proprio da qui, dal concetto della bellezza e del far conoscere agli altri una bellezza che è descritta come bellezza effimera, perché si sa, l'infiorata è fatta di fiori che poi si rovinano in breve tempo, è un'arte considerata effimera, però per me no, e credo per molti altri maestri infioratori. Infatti vi dedichiamo molto impegno, molta attenzione, molta cura, perché è una cosa che fa parte di noi, specialmente quando la esplichiamo, la facciamo da tanti anni. Accanto ai colori dei fiori, alla bellezza dei fiori, ci sono proprio i profumi. Io ricordo i primi anni quando la facevo, sentivo già in primavera l'odore dei fiori che cominciavano a sentirsi in giro, nei prati, all'olmata, l'odore delle ginestre, degli altri fiori. E per me questo significava l'avvicinarsi dell'infiorata. Per tanti anni è stato così. Il sentire il profumo dei fiori, ricordare l'infiorata, ricordare la bellezza dell'infiorata e appunto quest'opera grande artistica che ci avvicina poi, come tutti noi siamo messi infioratori, noi lavoriamo a un progetto comune e questa mi sembra anche una bella cosa dal punto di vista sociale. Un po' per farli mantenere, un po' per appesantirli, per non farli volare. Quando gira il vento, se no, se ne vanno, sai che famo? Cinematografo.